straordinario. Questo alieno si può duplicare. Controlla i tuoi sdoppioni. Il mio nome non è Sdoppione. Non saprei. Colpendo la schiena ti moltiplichi. Mi sembra appropriato. Forse questo lo dovremmo votare. Tutti contrari? Sì! E quelli favorevoli a Sdoppione? Io. A me piace. Anche a me. Ehi, comincia a piacermi. Traditore! Indistruttibile! Io non riesco a governarlo. Pronto a passare tutta l'estate con noi, nonno? State scherzando! È l'idea migliore che ho mai avuto! Devo solo controbilanciare il peso! Oh no! Troppo in alto! Ragazzi, state attenti! Accidenti! È l'unica volta in cui voglio davvero trovare quei Tennyson e non riesco a vedere nulla! La mia solita sfortuna! Non credo sia un buon momento per parlare di emissioni di carbonio! C'è solo una famiglia che metterebbe in mostra tutta quella tecnologia così spudoratamente. Ecco il nostro bersaglio, signori. Fuoco ai cannoni! Avanti! A tutto vapore! Dovrei aggiungere dei sacchetti per il mal d'aria. Andiamo. Questo non ti ricorda i bei vecchi tempi? Va bene. Ora lo sai perché non è una buona idea giocare con dei nuovi alieni nell'elicottero sperimentale. Già, quando vorrei portare qui quei ragazzi, sarà fantastico! Beh, sai, forse abbiamo esagerato un po'. Già, ho già aspettato 5 giorni, cos'è, un pomeriggio in più. Niente più alieni misteriosi fino a quando non torneremo sulla terraferma. Ben detto! Sono felice di avere di nuovo tutti i miei pezzi insieme. È bello vederti intero, Sdoppione. Non trattare Sdoppione come una cosa. Ecco cosa dovete fare. Dovete gestire le trasformazioni. Max, attento! Ah! Era una palla di cannone? Chi è che attacca un elicottero sperimentale con palle di cannone? Ah! Ho un'idea piuttosto chiara di chi possa essere. Veloci! Cannoni a tribordo! D'accordo. Chi di voi nuovi arrivati vuole andare a fare un giro di prova? Oh, giusto, abbiamo appena parlato di questo. Ok, scelgo fra gli alieni già conosciuti. Rilasciate le mine aeree! Li spazzeremo via dal cielo! Sono pronto per farlo tornare a terra! Accidenti! Voglio dire, ti ho in pugno ora! Sei caduto dritto nella mia trappola! Il mio illustre collaboratore ti fermerà una volta per tutte! Cosa mi stai facendo? Alle spalle! Al diavolo questi Tennyson! Avete un'idea di quanto possa costare costruire una nave volante come quella? Più veloce del solito! Incredibile! Sì, lo so! A volte dimentico quanto Rotolone sia fantastico! Buona idea usare un alieno classico! Wow, Ben! Molto maturo da parte tua! Inoltre, lo devo ammettere, questa nave è incredibile! Sì! Ok, dove andiamo, ragazzi? Veramente sarebbe meglio rientrare. Devo finire di metterla a punto e devo anche rimuovere le palle di cannone incastrate. Giusto! Avete vinto, Tennyson, ma presto... La notte scenderà per sempre.